la Corale Santa Cecilia è nata intanto per il mio grande desiderio di avere un coro. Bello, chiaro, no, di farne parte e di averlo, di possederlo. Perché avendo superato di recente il concorso al Teatro Massimo per il coro, a tempo determinato in modo stabile, essendo stato ostacolato dalla mia famiglia, in particolare da mio padre, io mi dovevo pur vendicare, per vendicare, sfogando tutta questa mia risorsa artistica, dopo aver studiato tanto con insegnanti di canto, eccetera, e avendo le solide nozioni, preparazione musicale, quindi ho trovato nella chiesa della Maria della Consolazione Mascalucia, in chiesa madre, il valido appoggio di padre Pasqualino, il quale era un ottimo musicista. Un corpo e poi alla fine via via anche una qualità artistica che credo sia stata raggiunta. Ma era un modo anche, insieme d'accordo col prete, per attirare molte persone, a prescindere dall'età, per attirarli all'arte, alla cultura, alla musica, a toglierli molti anche dalla strada e dal disinteresse completo. Allora, ti posso fare una domanda? I primi pezzi che abbiamo fatto, che tu ricordi, di cosa si trattava? Ma ti ricordi che pezzi erano? Ma quelli sacri erano di Bach, Pezzi di erano quattro Bach. voci di Bach, sì, già direttamente a quattro voci. Io mi sentivo fiero perché queste persone, perché non erano solo i ragazzi, queste persone non è che conoscevano la musica, però mi sono adoperato a tal punto da impartire nel grosso modo almeno il valore delle note, le durate, gli attacchi, le pause e via via poi ci siamo riusciti. E ti ricordi pezzi di particolare difficoltà? Beh, cioè, senz'altro è stato dopo via via che poi il coro raggiunse una sua attività e allora ho cominciato a introdurre i brani operistici, ma li introducevo io. Ma prima di questi un componente del coro che è Vito Sapienza ha proposto dal Messia di Handel l'Alleluia, Alleluia che ha un livello praticamente internazionale, non è che lo eseguivamo solo noi, ed era di una certa difficoltà, almeno. Allora Alfio, ancora qualche altra domanda. Ma come nasce questa passione, tu che vieni magari da una realtà culturale di studi che non sembra direttamente in relazione con l'attività corale? Allora, intanto da ragazzo sognavo sempre di fare il cantante lirico, tanto per cominciare, ma intanto crescendo mi accorgevo che ero nato anche per aiutare gli altri. Molto interessante questo sviluppo futuro che parte da radici che sono state gettate, ma che già intravede una cosa in un domani. Secondo te, questa attività corale che io ho percepito e percepisco di ampio valore artistico, come si incastonava in un paese come Mascalucia in quel periodo? Allora, bella domanda. Si incastonava benissimo perché Mascalucia non offriva granché, non lo offre tuttora, ma specie in quei tempi. Il coro era una di quelle attrattive che ha interessato parecchie famiglie, parecchie persone che non abitavano a Mascalucia, che venivano apposta alle prove. Ha favorito l'incontro naturale e spontaneo di tanti ragazzi, di tante ragazze che poi hanno coronato questo loro incontro in realizzazioni vere. Ma un'altra cosa della quale vado veramente orgoglioso è il fatto di avere seminato volontariamente, involontariamente, di avere dato il via ad alcune persone che veramente hanno trovato spazio per la loro formazione Quindi artistica. ci sono delle persone che, grazie, diciamo, alle tue competenze, alle tue capacità, hanno intrapreso delle strade artistiche da un punto di vista musicale? E come no? Io devo citare Filippo Piccolo, l'attuale maestro che insegna canto all'Istituto Bellini di Catania, quindi alla cattedra di canto, insieme alla signora Pina Sofia, conducono questa bella strada, forma tanti ragazzi con grande gaudio, ma mi sento orgoglioso di dire che Filippo era un ragazzino, io lo facevo cantare addirittura nei soprani per la sua voce.
Poi via via si è formato, ma si è formato musicalmente, è entrato nel Teatro Massimo, nel coro, invece di entrare io, ma sono ben felice di questo. E quindi Filippo ha avuto una bella carriera che tuttora può dire, può essere orgoglioso. Di questo sono sincero, un po' me ne vanto. Perché questa musica per un momento mi fa venire in mente un personaggio chiave di quel periodo, un personaggio forse riduttivo, perché da come veniva percepito il coro aveva, non so se si può dire Alfio, mi correggerai, due anime. C'era l'anima di Alfio e poi la grande anima di Padre Pasqualino. Probabilmente mi si incrina anche un po' la voce perché è una persona che ricordo con grande piacere. Volevo che tu dicessi qualcosa anche di Padre Pasqualino. Ma infatti questa è la pura verità, perché Padre Pasqualino mi ha dato adito di sviluppare la mia vena artistica, la mia vena musicale, la mia vena vocale, questo è sicuro. Però nel far questo c'era la realizzazione in lui di un'attività parrocchiale che chiamasse, che facesse scalpore come si deve in tutta la diocesi, e così è stato. Quindi la realizzazione del coro era come un'alleanza fra la mia voglia di fare e il suo interesse di costruire. Quindi entrambi abbiamo cercato di portare avanti questa bella idea, sostanziosa culturalmente soprattutto, per diffonderla non a Mascalucia solo, ma per aprirla a tutti i paesi etnei, alla diocesi, a Catania stessa. Quindi facevamo frequenti tournée al di fuori dell'ambito paesano. Ah, naturale, per noi era naturale sostenere i momenti più importanti a Catania, in cattedrale, andare fuori, andare nei comuni etnei. Abbiamo fatto dei concerti nella cattedrale di Lipari, alle presenze di molte autorità ecclesiastiche, abbiamo fatto dei confronti con altre corali, abbiamo sostenuto formazione culturale, abbiamo fatto tantissime cose. E così facendo il coro prendeva sempre più valenza, sempre più valore, e attirava l'interesse di chi veramente era incline alla musica e che era sensibile anche alla cultura, Quali all'arte. sono le tournée, diciamo, che ci hanno portato più lontani da Più Mascalucia? A lontani siamo stati a Lipari, alla Lipari. cattedrale di Lipari, diverse volte, non una volta solo. Lì abbiamo eseguito sia dei pontificali in pompa magna. Mi ricordo di aver seguito la messa di Palestrina, di Pierluigi Palestrina, ma poi nel pomeriggio dello stesso giorno abbiamo fatto un concerto operistico. E secondo te quelli invece che ci hanno resi più, come dire, più interessanti agli occhi degli altri come livello artistico, perché io ricordo anche un concerto alla cattedrale, al Duomo di Catania. Sì, ma più di uno abbiamo fatto in occasione del Giovedì Santo. E poi abbiamo fatto in occasione di Sant'Agata più volte, quindi siamo stati, come dire, prescelti rispetto ad altre corali, hanno preferito, diciamo, la nostra. Quindi Quindi, erano espressioni artistiche di un certo livello. su un certo livello, cioè io sono che in quegli anni mi incollerivo se vedevo che il coro non era completo, se non c'erano tutti i registri, belli corposi, per me era una sconfitta. Perché era un periodo in cui gli ormoni galoppavano. E perché un periodo i ragazzi avevano interessi diversi, ma di questo ne sono orgoglioso perché, oltretutto, mi sento di dirlo, sono nate delle simpatie fra tenori e soprani, fra bassi e contralti. Direi di fermarci. Che ricordo hai di Padre Beh, Pasqualino? padre Pasqualino realmente era molto portato, quindi era molto capace nella messa insieme e anche nel dirigere. Questo sì. E ancora una cosa, nel repertorio che noi eseguivamo, se dovessi suddividerlo per macro aree, non so, c'era l'ambito religioso, Sì, c'era un quello. repertorio sacro, puramente sacro. C'era un repertorio vario che non abbracciava il sacro e c'era un repertorio operistico che comprendeva anche il sacro. Però tutto questo veniva fatto per mia scelta, perché
intendevo attirare l'interesse di tutti i coristi, ma non proponendo soltanto messi in latino, ma mettendo in opera anche, per esempio, brani di interesse che suscitava l'interesse di tutti, che so, la Montanara, altri canti di montagna, o perlomeno delle cose che potevano, ma sempre realizzati a livello praticamente polifonico. Alfio, quattro brani che ricordi in modo particolare, che magari possono ben esprimere quello che era il nostro coro. Quattro titoli. Beh, insomma, Ende l'Alleluia era già uno, la Messa dei Palestrina lo era pure, come no, in tutte le sue espressioni. Poi c'era il Fosco Cieco della Sonnambula, il coro della Sonnambula, bellissimo. E poi c'era Iris, il Sonoro di Mascagni, con la sua estensione vocale, praticamente non idonea per un coro amatoriale, ma comunque realizzata decorosamente. Come vedeva il paese Mascalucia, il nostro coro? Era un punto di riferimento, era l'invidia di altre parrocchie, di altri comuni, era l'invidia un po' di tutti e sono sincero, a volte ci notavamo che qualche volta durante le prove venivano a spiarci ed era un piacere sentirci anche da fuori. Questa guerra fredda tra cori è un argomento estremamente pruriginoso. Io chiederei a Alfio, se ne ha voglia, di salutarci ancora con due accordi. Se Va ne ha bene, voglia, ok. grazie.